Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online. Cari amiche, cari amici di Radio Evolution, ben ritrovate, ben ritrovati a tutti voi nella 246esima puntata di Crescere per Educare di questo primo aprile 2020. Non vogliamo mancare nel nostro consueto appuntamento dedicato all'educazione, per cui a tutti i genitori, gli insegnanti, le zie, le nonne, gli animatori, tutti coloro che hanno a che fare con bambini e adolescenti. Poi in realtà l'educazione ha a che fare anche con noi stessi, con la nostra vita, perché tutti quanti noi siamo chiamati ogni giorno ad autoeducarci, perché non c'è miglior modo di educare se non quello di educare se stessi a quello che vogliamo trasmettere e insegnare ai nostri bambini e ai nostri adolescenti. È dunque davvero importante questa trasmissione che va in onda il primo e il terzo mercoledì di ogni mese da questa piccola radio del cuore grande che è appunto Radio Evolution. Ricordo la pagina Facebook Amici del Coach Pietro di Radio Evolution e ricordo anche il 347 78 14 134 per inviare i vostri messaggi, i vostri commenti a questa trasmissione. Sono momenti davvero difficili quelli che stiamo vivendo, momenti davvero segnati da, credo, qualcosa che proprio sta sconvolgendo, no? Le nostre esistenze. E in questa trasmissione vorrei anche ricordare una persona per me molto importante, che per me è stata davvero di grande aiuto. Sto parlando del professor Gilberto Gobbi, che è morto a causa coronavirus all'età di 83 anni, ma vi posso garantire che fino a poco tempo fa era in perfetta forma, tant'è che ho avuto la possibilità di intervistarlo nella trasmissione che conduco a Invent for You, il senso della vita. Se voi andate troverete la bellissima intervista che ci ha rilasciato sul tema delle coppie, una persona che io conosco da più di 30 anni, con cui ho condiviso tantissimo sia a livello professionale che a livello personale. Una persona davvero professionale, ma soprattutto umana e ispirata ai valori cristiani con una fede molto viva. Voglio esprimere le mie condoglianze ai suoi tre figli, Lorenzo, Giancarlo, che è uno dei nostri collaboratori di Radio Evolution, e Pierpaolo, e naturalmente alla moglie Maria Grazia. Davvero una notizia che mi ha segnato tanto. Il coronavirus, come vedete, ci colpisce tutti. Conoscendo l'uomo che era, la persona che era, sono sicuro che lui riposa in pace e sono sicuro che lui continuerà il suo viaggio e ci starà vicino. Ripeto, una persona che ha scritto tante pubblicazioni, che ha creato i consultori familiari a Verona, molto conosciuto a Verona e provincia e non solo, apprezzato, stimato da tutte le persone, perché davvero lui è una persona che si è spesa per tutta la vita al servizio della crescita altrui. E io non posso in questa trasmissione non ricordarlo con un po' di commozione, ma ci tenevo perché è proprio il minimo del minimo che il mio cuore mi dice di fare per onorare questa meravigliosa persona, questo stimato professionista che era appunto il professor Gilberto Gobbi. E torniamo allora adesso a parlare di educazione, torniamo a parlare di adolescenti, ma anche di bambini, e vorrei in questa nuova puntata, vorrei parlarvi di un tema molto importante, cioè
di come si può costruire una vita relazionale. Vorrei darvi adesso proprio degli spunti di riflessione profondi e vorrei partirli da una semplice considerazione, che se vogliamo davvero che i nostri figli abbiano una seria educazione emotiva, come prima cosa non dobbiamo lasciarli soli. Cosa vuol dire? Non lasciarli soli in preda al disordine della vita emotiva, che è il principale motivo per cui poi questi soggetti faranno fatica ad attraversare il tempo dell'adolescenza, proprio perché avranno questa difficoltà a diventare delle persone mature, a diventare delle persone capaci di gestire se stesse. Io sono molto convinto di questa cosa che vi sto per dire, ma lo dico per mia esperienza personale più che per altro, no? Che noi in realtà diventiamo delle persone libere solo quando diventiamo padroni di noi stesse, di noi stessi. Quando cioè diventiamo capaci di gestire il nostro mondo intrapsichico. Il lungo cammino dell'essere umano è quello di riuscire a trovare una solidità, una cosiddetta stabilità interna. Più le persone diventano stabili, più le persone diventano capaci di affrontare con serenità il viaggio della vita. Meno questo avviene, più c'è difficoltà nel poterlo fare. Per cui, cosa vuol dire aiutare i nostri figli, i nostri studenti, ad avere una buona vita relazionale? Vuol dire imparare a insegnargli come si gestisce la loro vita interna, cioè come loro possono imparare a sviluppare la loro vita interna. La vita relazionale è una vita che ha una storia molto lunga. Partiamo dalla fase autistica, la fase iniziale, in cui tra il neonato e la madre c'è una fusione praticamente dove non c'è, scusate, fusione, cioè la fase autistica è quella fase in cui il neonato è un po' privo ancora di un vero e proprio contatto. Subito dopo arriva però la fase fusionale simbiotica ed è la fase in cui invece si esce dopo poco tempo da questo stato di non contatto e subito si stabilisce un contatto, anche se le ricerche recenti stanno un po' mettendo in discussione questa teoria psicoanalitica e stanno dicendo che fin da subito un neonato è capace in realtà di entrare in contatto con la propria madre o con chi si prende cura di lei o di lui. Poi abbiamo la fase della individuazione, della separazione-individuazione, una fase fondamentale in cui, beh, qui ci sarebbero tante cose da dire su questa fase. Comunque in questa fase qui si può dire che avviene un po' il principio dell'attaccamento sicuro, l'attaccamento ambivalente, l'attaccamento insicuro, l'attaccamento disorganizzato. Cioè che vi sono quattro modalità diverse attraverso cui il bambino e la bambina imparano a relazionarsi con la figura adulta. Chiaramente l'attaccamento sicuro è quello che più di ogni altro garantisce che dai 6 anni in avanti queste bambine e questi bambini avranno una facilità di entrare in relazione con il prossimo. Perché? Perché più un bambino sa di poter contare sulla presenza dell'adulto, più diventa sicuro e dunque diventa più orientato all'estroversione, ad andare verso il di fuori. Più un bambino ha un attaccamento insicuro, per semplificare al massimo, più questo bambino rimarrà dentro il nucleo materno o della famiglia, proprio perché non ha quel rifornimento che gli consentirà di socializzare. Allora noi vediamo che a 3 anni, soltanto 3 anni, ci sono bambine e bambini che hanno una notevole facilità di relazione. Altri, come il sottoscritto,
che hanno un'enorme fatica, non che adesso abbia 3 anni ovviamente, quando avevo 3 anni, che hanno una grande difficoltà di relazione con il mondo esterno. Perché? Per il semplice motivo che il modo attraverso cui noi impariamo la primaria relazione, quel modo lì, quel modello, quell'imprinting, ci darà o non ci darà un semaforo verde per poi accedere ai successivi livelli relazionali. Per cui, quando un bambino arriva a 3-6 anni, deve vivere il fenomeno della socializzazione. Non è più la madre o il padre o la nonna, ma sono i bambini, le bambine, le maestre, l'ambiente. E qui vediamo che la difficoltà o la facilità con cui bambine e bambini si approcciano alla loro vita relazionale. Dai 6 ai 10 anni abbiamo il fenomeno dell'intraprendenza, cioè la capacità di costruire legami relazionali. Mentre dai 3-6 anni i legami sono occasionali, spontanei, diciamo che sono più pilotati dalle maestre, parlo a scuola, e dai genitori a casa, dai 6 ai 10 anni i bambini e le bambine sono chiamati, siamo nella primaria d'altronde, a dover stabilire legami diversi da quelli dei 3-6 anni, dove tutte le attività fondamentalmente dei bambini e le bambine sono in qualche modo organizzate o decise dall'adulto. Entra cioè in campo quell'autonomia relazionale, cioè quella capacità di stringere legami, di inserirsi all'interno di un gruppo, di coltivare una singola amicizia. E tutto questo perché è importante? Perché questo è quello che prepara la fase preadolescenziale, quella degli 11-14. Quando cioè un ragazzo va in prima media, una ragazza va in prima media, abbiamo già, pensate, è importante questa trasmissione, abbiamo già 10 anni di legami relazionali fuori e dentro la famiglia più o meno riusciti. Questo, lo comprenderete da soli, determinerà un cambiamento di rotta, cioè questo darà davvero una rotta diversa alla preadolescenza e poi all'adolescenza. Tenendo conto che il preadolescente sta vivendo una fase di totale cambiamento, soprattutto dal punto di vista corporeo, ma anche dal punto di vista emozionale e mentale, è l'età in cui questo si vede di più, statisticamente parlando, sono i 12 anni, cioè l'inizio della seconda media. È chiaro che queste ragazzi e ragazze, o per meglio dire ragazzini e ragazzine, sarebbe meglio dire, che si affacciano a una dimensione completamente nuova per loro e non hanno dentro di sé degli strumenti d'orientamento per comprendere come si costruisce una relazione, avranno delle difficoltà enormi, enormi. Guardate che io sono anni che ascolto gli esseri umani. Non so per quanti anni il buon Dio mi concederà di ascoltarli ancora, ma una cosa è certa. Quando noi incontriamo soggetti, maschi, femmine, non importa, che hanno in età adulta difficoltà di relazione, spesso riscontriamo che l'origine di tutto questo parte già alle primarie, alle medie e all'adolescenza, cioè che c'era già in realtà una base su cui si è innestata la problematica successiva. Perché noi dobbiamo imparare ad entrare in relazione con gli altri, noi dobbiamo imparare a gestire il conflitto con gli altri, dobbiamo imparare l'accettazione della diversità altrui, cioè ci sono tanti passaggi di vita qui che se non vengono fatti nel modo corretto creeranno dei grossi problemi. Per cui gli 11-14 anni, che per certi versi sono più delicati dei 14-19, per cui ricordatevi che gli 11-14, lo dico ai genitori, quelli che ce li hanno, ma quelli che ce li avranno tra qualche anno, attenzione alle medie. Le medie è un periodo molto importante,
è un periodo che va a mettere delle buone basi per quello che poi accadrà nell'età più tempestosa di tutte, che è quella dai 14 ai 16 in particolar modo, ma in realtà va fino ai 19. Per cui le medie rappresentano questo passaggio. Saper inserire ad esempio il figlio in una buona classe, in un buon ambiente sociale, può essere può essere lo sport, può essere la musica, può essere la danza, può essere, voglio dire, qualsiasi cosa, garantisce, voglio dire, che quando si arriverà nella fase del terremoto, cioè l'epicentro, che è quello dei 14 anni, si è quel giovane ha la capacità di poterla affrontare in modo più maturo. I 14-20 anni, che sono la vera e propria adolescenza, mettono in moto il tema della socializzazione secondaria, cioè non è più l'ambiente familiare o quello protetto della scuola elementare, ma è un ambiente molto più largo, che include anche gli strumenti di oggi, per cui include internet con tutto quello che gli va dietro, da Facebook a YouTube a Telegram a Netflix a tutto quello che insomma ci va di videogiochi, tutto quello che ci va dietro, insomma, Instagram, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui, che cosa bisognerebbe poter osservare in questa cosa? Beh, io dico che ci sono cinque parametri, che ci possono aiutare a capire che cosa dovrebbe, tra virgolette, succedere, dico tra virgolette, è vero, nella fase cosiddetta adolescenziale. Cioè, che cosa dovrebbe succedere nella fase adolescenziale? Punto di domanda. A quel tempo ero solo un ragazzo che stava cambiando la pelle. Non ero padrone di niente, fragile ribelle. A scuola me ne fregavo dei voti, non volevo essere giudicato. Ma quanto entusiasmo che avevo e quanta voglia di imparare a volare. E che voglia di stare a ascoltare e conoscere tutte le cose. Ma i professori non insegnano niente, bisogna sempre fare da soli. Volevamo imparare a fregare il dolore, essere felici, imparare l'amore. Chissà se tu sei cambiata, chissà dove sei finita, in questo lampo di sei stata amata, chissà se quella ferita, chissà se poi è guarita, in questo lampo di vita, chissà se ti sei salvata. A quel tempo eri una ragazza, nascosta tra i capelli e gli occhiali. Cielo ingenuo e ribelle che provava ad aprire le ali. E chissà se hai imparato a fregare il dolore, se sei felice, se hai imparato l'amore. Chissà se tu sei cambiata, chissà dove sei finita, in questo lampo di vita, chissà se sei stata amata, chissà se la tua ferita, chissà se poi è guarita, in questo lampo di vita, che ci sembrava infinita. Ci sono molte verità in queste parole di Luca Carboni, tantissime, tantissime.
fregare il dolore, imparare l'amore, i professori non insegnano niente, cioè c'è la verità dell'adolescente che si trova per la prima volta a dover affrontare qualcosa che non aveva mai dovuto affrontare precedentemente. Come possiamo allora sapere se un ragazzo o una ragazza, adesso ci riferiamo, cari amiche, cari amici di Radio Evolution, soltanto a questa parte di età, cioè degli adolescenti, ma in realtà questo, voi capirete, include anche le fasi precedenti, se queste ragazze o questi ragazzi avranno o non avranno la capacità di approcciarsi a questa realtà, che è appunto la realtà della loro vita, in maniera matura, punto di domanda. Beh, innanzitutto ci sono, come dicevo, dei parametri che io vorrei adesso analizzare con voi prima di chiudere questa trasmissione di questo primo aprile del 2020. Cioè, il primo punto è la tolleranza alla frustrazione. È importantissimo insegnare fin da bambini a tollerare la frustrazione. Cosa vuol dire tollerare la frustrazione? Tollerare la frustrazione vuol dire, cari amiche e cari amici di questa piccola radio dal cuore grande, vuol dire che non si può nella vita pensare di essere sempre gratificati e che questa gratificazione avvenga in tempi istantanei, cioè tutto e subito. La frustrazione fa nascere l'intelligenza, segnatevela questa frase, perché è dalla frustrazione che l'essere umano incomincia a pensare come poter ottenere ciò che desidera e incomincia ad aspettare, per cui a categorizzare la dimensione del tempo, come un fattore che gli permetterà non adesso, ma fra un mese, due mesi, tre mesi, un anno e nel caso di un mutuo anche 20 anni, il raggiungimento di un determinato obiettivo. La tolleranza alla frustrazione è un segno di maturità psicologica. Bambini piccoli hanno un bassissimo livello di tolleranza alla frustrazione e glielo concediamo perché? Perché sono piccoli. Ma già dai 3 anni bisogna incominciare a educare i bambini a tollerare la frustrazione. Chi non tollera la frustrazione difficilmente riuscirà a gestire la sua vita relazionale in modo maturo, perché la vita relazionale è continua fonte di frustrazioni. Il mio amico, la mia amica non saranno sempre al 100%, 24 ore su 24 ore, pronti o pronte a soddisfare un mio determinato bisogno. Lo faranno nel 90% dei casi perché sono amici, ma ci sarà sempre quella quota che le cose non andranno come voglio io. Un domani il mio ragazzo, la mia ragazza, non saranno sempre tutto orecchie, cuore, sguardo per me, ma avranno altri interessi, altre cose. O avranno la luna, o avranno nervosismo, o avranno pensieri. Sto cercando di dire che se la vita relazionale non include la tolleranza della frustrazione, difficilmente una persona potrà avviare delle sane relazioni con gli altri esseri umani. Secondo punto. Il secondo punto è l'accettazione della diversità altrui. Quanto è difficile accettare che l'altro non è come siamo noi? Che non ha i nostri tempi, i nostri gusti, che non ha spesso, a volte anche i nostri valori, che non ha a volte anche le nostre stessi interessi. Quanto è difficile accettare la diversità? È tantissimo, fidatevi. Se c'è qualcosa che come esseri umani rovina le relazioni è la non accettazione della diversità altrui. Non sto parlando di accettare il sopruso altrui, la mancanza di rispetto altrui, attenzione, sto specificando che bisogna insegnare ai ragazzi e alle ragazze che andranno incontro a delle relazioni interpersonali che saranno tutte segnate dalla soggettività, per cui da quel tipo di contesto relazionale che non è uguale a un altro contesto relazionale. E questo è importante per favorire una maturazione a livello di comunicazione, a livello di scambio.
Questo è fondamentale perché le persone che hanno una maggiore accettazione della diversità hanno un atteggiamento più elastico, cioè più adattivo. Meno accetto la diversità, più divento una persona che ha dei pregiudizi o che vive la realtà della vita con una mentalità rigida. O tu fai le cose che dico io, o tu sei come dico io, o tu corrispondi al mio modello ideale, o altrimenti io ti elimino dalla mia vita. E così, andando avanti, si è per forza costretti poi a rimanere soli per sempre. Un'altra grande capacità che si dovrebbe sviluppare nella vita è la capacità di gestire il conflitto. Infatti, se non si è capaci di gestire il conflitto, come si può pensare di avere una buona vita relazionale? La vita relazionale passa attraverso il conflitto. Il conflitto è la fisiologia della comunicazione umana, proprio la fisiologia, non la patologia. Dunque, sanno i nostri figli e le nostre figlie imparare a gestire il momento del conflitto con l'insegnante, col compagno di classe, col fratello, col genitore? Aggiungo, con se stessi. Bisogna che facciamo corsi per capire come si gestisce il conflitto. Io ne ho fatti tantissimi, continuo a farne, perché è una delle cose più utili, proprio più utili. E ci sono delle modalità precise, sapete, per gestire il conflitto. Cioè non è che il conflitto è una cosa che ci deve sfuggire di mano. Ci sfugge di mano solo se non lo sappiamo gestire. Allora sarà il conflitto che gestirà la relazione. Purtroppo ci sono dei conflitti che poi diventano davvero dei problemi molto seri, molto seri. Un quarto punto di cui abbiamo già parlato in altre trasmissioni, ma che vorrei ricordare perché fa parte di come si costruisce una sana vita relazionale, è l'atteggiamento empatico. L'empatia è importantissima. Noi abbiamo i neuroni specchio, siamo dotati di empatia, nasciamo per l'empatia. Come diceva Simon Baron Cohen, l'empatia è come un solvente universale, qualsiasi problema immerso nell'empatia trova una soluzione. Mi sembra davvero una frase bellissima, una metafora bellissima. In effetti, l'empatia è per davvero quell'atteggiamento che modifica completamente la situazione. Cioè, è quell'atteggiamento che per davvero mette tutto quanto a posto. Ed è un atteggiamento che ci aiuta a trovare nella relazione una mediazione, un punto d'incontro. Ma addirittura il conflitto è qualcosa che stimola e che può stimolare la nostra creatività. Per cui, incredibilmente, attraverso il conflitto noi possiamo anche diventare delle persone maggiormente creative. Se un adolescente impara a temere il conflitto, diventerà inibito, diventerà una persona remissiva, una persona che subisce, una persona costretta a dover ingoiare un sacco di rospi. Queste persone, a parte che somatizzano, poi possono diventare l'effetto vulcano che esplode all'improvviso. C'è chi il conflitto lo vive solo in modo aggressivo. Io sono ok, tu non sei ok, con la prevaricazione, minacciando, arrivando allo scontro fisico. Quinto punto, e abbiamo poi terminato la nostra bella trasmissione di questo primo aprile, la capacità di stabilire legami sociali e di realizzare se stessi nella realtà quotidiana. Questa, se vogliamo, è un po' la sintesi di quello che vi avevo detto all'inizio. Il legame sociale è fondamentale per la realizzazione umana. Tutte le ricerche ci dicono che più una persona riuscirà ad avere buoni rapporti sociali, vivrà più a lungo, si ammalerà di meno, è più resiliente. È una persona che sviluppa degli anticorpi fondamentali sia a livello psicologico che a livello corporeo. Per cui la socializzazione è una dimensione che
siamo noi a dover generare, cioè il nostro atteggiamento può favorire o non può favorire la socializzazione. Più tendiamo ad essere persone spontanee, dirette, aperte, come direbbe Eric Berne, più il nostro bambino naturale libero si esprime, più noi favoriamo contatti sociali. Perché c'è una piccola magia nei contatti relazionali che anch'io sperimento su di me. Più io mi sto bene con me, più ho autostima, più mi sento rilassato, più mi sento sciolto, spontaneo, più favorisco un clima di socializzazione con gli altri. Cioè vedo che le persone a loro volta si legano di più, cioè si crea proprio un clima psicoaffettivo, un clima relazionale favorevole. Più invece una persona si chiude, è in difficoltà, o è agitata, o è timida, o è inibita, meno riesce a favorire questo processo qua. Perché allora è importante la socializzazione? Perché la socializzazione è strettamente legata alla capacità di realizzarsi nella vita quotidiana. D'altronde noi siamo ormai una società che è sempre di più orientata all'interscambio sociale, a tutti i livelli. Probabilmente in questi giorni lo stiamo facendo usando Skype, usando Zoom, usando Google Home, cioè usando tutte quelle applicazioni utilissime, che anch'io utilizzo, per cercare di creare un contatto sociale, no? D'altronde parliamo dei social network, Facebook innanzitutto, poi c'è Instagram, perché abbiamo questi social network, no? Che creano aggregazione sociale. Ma la capacità di stabilire legami sociali è quella del tu per tu, cioè di quando nel mondo del lavoro, nel mondo della scuola, nel mondo sportivo, nel mondo associativistico, nel mondo comunitario in cui siamo inseriti, siamo chiamati a dover costruire delle buone relazioni. Mi sembra davvero che in questa trasmissione abbiamo toccato tanti punti. Ormai siamo già arrivati alla fine, siamo già passati più di 30 minuti, per cui direi che siamo andati un po' oltre il nostro standard. Vi ricordo che questa trasmissione va in onda il primo e il terzo mercoledì di ogni mese, per cui noi ci ritroveremo esattamente il 15 di aprile per un'altra nuova puntata di Crescere per Educare. Vi ricordo che potrete riascoltare la puntata domani alle ore 9 e alle ore 22 e la potete riascoltare sabato alle ore 21 in diretta con le app di Radio Evolution o tramite il vostro computer, insomma tramite un vostro device potete ascoltare la trasmissione. Ricordo anche che abbiamo la pagina Facebook, abbiamo il 347 78 14 134. E a Dio piacendo noi ci risentiremo fra 2 settimane, sperando che fra 2 settimane ci siano migliori notizie, che dopo la Pasqua speriamo ci siano delle notizie migliori per tutti quanti noi. Ce lo auguriamo davvero, perché stiamo passando un momento difficilissimo. Ringrazio Sara e naturalmente il viaggio continua. Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.